Nato la molta semplicità nel spiegare le cose, invece qui sento Dio Santo come se una partita di calcio bisognerebbe mandare missili sulla Luna, e questo credo che sia molto un po' una roba che va fuori da chi non conosce il calcio. Perché c'è una volta un mio amico mi disse: con chi ce l'hai? Ma non ce l'ho con nessuno, sto spiegando, sto dicendo delle robe. Se mi risponde sì, vuol dire che te ti senti toccato. Detto questo, perché ci sono quelli che spiegano il calcio e quelli che parlano di calcio. Allora, questo mi ha detto un mio amico, perché io imparo dagli altri, capito? Ho solamente detto: ti è incrinato, cosa c'è di incrinato? Una squadra che vince per 4 anni, per 7 anni, in una stagione, lo sai quante discussioni ci sono dentro? No, io non ho detto che la Juve è incrinata. Hai detto incrinato, quando arrivi incrini. Scusami, allora non ci siamo capiti, tanto meno male. Andiamo avanti, perché poi io ho detto quando si arriva al massimo. Massimo non si arriva mai. Perché nella vita per me niente è impossibile. Al massimo non ci sono ancora arrivato, perché ho perso le finali di Champions. Che massimo? No, il massimo. Dico una costruzione finita. Ma non ce n'è costruzioni finite. Ma allora hai ragione per principio. Io che ti devo non dire? C'è costruzione finita. Fammi esplicitare. Una volta che parlate, ogni tanto fate delle domande assurde. Capisco, sei stanco. Questa però Stanco, sono molto lucido. A differenza di voi, che quando fate le domande non siete neanche lucidi. Questo ve lo dico. Buona serata. No, te lo dico. Stai calmo. Ricordati che io lo so quanta pazienza ho da vendere. Non hai idea. E vi aspetto tutti lì. Tutti. Vabbè, Max, aspetta un attimo. Vabbè. Ma forse non ce l'aveva proprio con Mario Sconcerti, eh. No. Non ce l'aveva proprio con... No. Non chiede scusa per il suo comportamento, sicuramente... Non va bene. Ma guarda Tare, che tu mi hai dato la mano dopo di fronte agli inservienti. Sì, ti ho dato la mano e vi ho detto: mister, facciamo finire così. E io ti ho dato la mano. Mi hai dato la mano, poi hai iniziato da capo a dire certe cose. Ma certe con cose il dito, cosa? Che sei venuto con la storia con il del dito alto. Lo vogliamo chiarire, mister. Con il dito alto. Lo vogliamo chiarire la storia del dito. Sei venuto tu con il dito alto da 20 metri. E lei cosa mi ha detto? E levati questo dito davanti. Levami questo dito davanti, mister, per favore. Se sei un uomo, dire quello che hai detto. Ho detto di mettertelo da un'altra parte. Ecco, bravo. L'ha confermato da solo. Lui è partito da 20 metri, è venuto con il dito alto sul dicendosi mister, naso, mister, così non va bene a mettere pressione all'arbitro. Solo questo. Bravo, grazie. Nella vittoria non c'è problemi. Metto tutti i terzini che fanno le ali, centrocampisti tutti di qualità. Poi però dopo alla fine lo traccio io, come sei arrivato? Secondo, terzo, quarto, quello è un problema. Ma sai benissimo vi spiego, ora non è che parlo, ora non spiego perché io non sono in grado di spiegare, però sento voi che spiegate, allora io parlo, va bene, fa l'allenatore, non è mettere a tavolino e fare gli schemi tattici, infatti c'è un problema in Italia, che stanno diventando tutti teorici, e questo è un problema, io l'ho detto, Massimiliano, ho sollevato il problema. Massimiliano, io sono un teorico. Massimiliano, i tuoi giocatori sono pratici. Tu sei un teorico, Max. Io sono un pratico. Cosa c'entra mettere le ali, vincere? Tu lo sai benissimo che adesso rivendichi uno spazio, ma non dici cose serie, sensate, pensate. Io dico serie e pensate. Siete voi che siete voi teorici, perché anche te sei il primo che leggi libri e di calcio non sai niente. Ma che leggi libri? Perché non hai mai fatto l'allenatore. Ma che leggi libri? Ma cosa hai provato? Ma sei lì dietro e non sai niente, perché fa l'allenatore, è un altro discorso. Massimiliano, te lo dico io, ascolta. Ora parlo io e stai zitto. No, aspetta un attimo. Perché parli con un allenatore che ha vinto, sei studente. Ma stai zitto, lo dice tuo fratello. Ora parlo io. Vi stavate esprimendo la grande senza che sia una cosa. Allora ripartiamo con le teorie del basket. Se vuoi ripartiamo con le teorie del basket. Facciamo un passo indietro. Parliamo con le teorie del basket. Come mai LeBron James non è andato in playoff? Visto che grandi giocatori vanno in partite. Dai, come l'anno scorso. Lele. Scusami. E tanto finisce così, esattamente come uno lo fa, era Juventus. Sì, però non c'è bisogno. Esatto, non c'è bisogno. Allora, sta potete zitto, anche avere teorici. Visioni diverse del, sì, del... però allora, io gli ho chiesto e l'ho lasciato parlare, poi vi spiego una cosa, stai zitto. Non si fa così, e per primo non si fa per i suoi tifosi. Ha puntualizzato l'obiettivo che ha fatto presente alla società, no? Si riferiva, siccome ha dichiarato che per far crescere questo Napoli ci vogliono dei top player, si riferiva al mercato e quindi nelle scelte di mercato. E no, ragazzi, ma basta, non potete travisare tutte le dichiarazioni che uno fa. Io ho risposto a una domanda in cui mi sto chiesto come si migliora questo Napoli. Questo Napoli si migliora solo con giocatori che sul mercato costano delle cifre mostruose, perché sennò si va a prendere dei giocatori che non siamo assolutamente sicuri siano più forti dei nostri, che sono forti.
Vabbè, ma basta, io non ho chiesto questo. Niente al Presidente, non ho chiesto niente a nessuno, e per tutta la vita non chiedo niente a nessuno. Ma mister, le stavo chiedendo questo, volevo capire se lei aveva parlato di top player con la società e se la società... Io non ho parlato di un cazzo con nessuno, ma che top player, vado a chiedere top player alla società. La società ha il suo budget e sa chi può prendere, io che top player non ho chiesto, ho risposto a una domanda in cui mi sono chiesto com'è migliorabile sto Napoli. Vabbè, ma io l'ho fatto una semplice domanda, cioè non c'è bisogno... No, ma ha detto sono andato in società a chiedere i top player. Cioè, Vabbè, non le ho chiesto quanto chiede di stipendio l'anno prossimo, l'ho chiesto... Io ho il contratto per l'anno prossimo, quindi non chiedo niente. Allora voglio dire, ho fatto una domanda democratica, tranquillissima, non è che le ho chiesto chissà cosa.